L'onorevole Stefano Fassina del PD oggi ha incontrato all'Istituto Comprensivo Menotti Garibaldi di Aprilia i docenti impegnati nella protesta contro il DDL del governo. Da Aprilia per Gilda TV, Menita Carozza e Giorgio La Placa. Perché è venuta questa assemblea che è stata organizzata da Menotti Garibaldi Perché credo sia mio dovere ascoltare gli insegnanti, gli studenti, le famiglie in un passaggio decisivo per la scuola pubblica, per rappresentare in Parlamento e per fare bene il nostro dovere, credo è decisivo venire a confrontarsi dove ci sono le persone che poi fanno vivere la scuola. E qual è la cosa che intende fare per noi dopo che ci ha ascoltato? Tornerò a chiedere, abbiamo fatto insieme ad altri in queste settimane lo stralcio della norma che riguarda le assunzioni per poterla approvare subito e poi affrontare la restante parte del DDL con i tempi necessari a riaprire un confronto vero con la scuola per trovare una condivisione. Senza condivisione con gli insegnanti, con gli studenti e con le famiglie, la scuola non funziona, quindi credo sia anche stupido da parte del governo voler procedere così cocciuto di fronte a un malessere così profondo. E poi un'ultima domanda riguardo le assunzioni, quanti precari verranno assunti quest'anno e quanti nei prossimi anni? Il totale sarà di 100.700 insegnanti. In quanti anni? Verranno assunti in 2 anni, e non quindi non tutti a partire da settembre. Poi nel 2016 dovrebbe esserci anche un concorso riservato, come saranno tutti i concorsi agli abilitati, per 60.000 posti. Può dirci il numero degli assunti quest'anno? Il numero dovrebbe essere circa un terzo del totale che inizia nel 107.000, un settembre. terzo di 107.000. Grazie. Ok, la ringrazio.